Krav Maga e tecniche militari. E qua vi voglio. Facciamo alcuni distinguo. Allora, il Krav Maga è nato in ambienti militari, è nato in Israele, ma sicuramente non era l'elemento centrale dell'addestramento in termini di pura funzionalità del soldato. Un soldato ha bisogno di saper utilizzare le armi da fuoco, più tutta una serie di cose che riguardano le sue mansioni e la dottrina militare. Il fatto di saper combattere a mani nude, ma anche di saper utilizzare il fucile come arma da botta, per esempio, è qualcosa che è un in più e che è al limite correlato, strettamente correlato, con quello che è l'aspetto dell'addestramento mentale di un combattente. Saper combattere a mani nude è un metodo molto comodo per preparare le persone ad avere la mentalità da combattente, che poi serve anche in contesti bellici, come no. Dobbiamo capire che il Krav Maga ha un suo corpus di tecniche ben specifico e ha una sua metodologia di allenamento che è lo stesso ben specifica. È questo il motore del Krav Maga ed è questo che fa sì che il suo sistema possa essere adattato a diverse esigenze. L'esigenza di un militare è una di queste, l'esigenza di una persona che fa parte delle forze dell'ordine un'altra ancora, chi fa parte di servizi di protezione personale o VIP protection è un'altra ancora e i civili sono un'altra ancora. Premesso quindi che esiste questo elemento fondamentale del Krav Maga, questo motore interno del Krav Maga, l'addestramento è qualcosa che dipende dal contesto, dal ruolo, dalle capacità della persona e dall'equipaggiamento ove l'equipaggiamento è disponibile. A quel punto il sistema si adatta. Venendo poi nello specifico, esistono tecniche di eliminazione delle sentinelle, con cui si può uccidere una persona a mani nude come nei film? Sì, esistono e fanno parte chiaramente di questi corpus specifici. Utilità per un civile? Considerando che un civile deve salvaguardare la sua vita, al limite salvaguardare la vita di chi non può difendersi e fare il tutto nei limiti stabiliti dalla legge e da quelli che sono i suoi valori e la sua etica, l'utilità per un civile di queste tecniche è risibile, direi, nella stragrande maggioranza dei casi. Poi ovviamente ci saranno delle eccezioni, ma se devo dare un valore da 0 a 10 su quanto la conoscenza di queste tecniche possa essere utile a un civile nel suo addestramento, la risposta è 0. 0, anzi 0.